800 persone oggi, più o meno altrettante domani. È ripartito questa mattina alle 9 lo screening di massa a Pescara. Il test rapido si svolge nell'attrezzato palafiere di Via Tirino nel quartiere Fontanelle. All'accoglienza dei cittadini e alla loro sicurezza pensano i volontari della Protezione Civile, la Croce Rossa e la Polizia Municipale. Inoltre, a chi ne è sprovvisto viene consegnata una mascherina FFP2. Anche voi vi siete prenotati per lo screening? Sì. È una cosa utile? Sì, secondo me sì, ci vuole. Col bambino, abbiamo il primo bambino che va al nido e quindi pure per una forma di tutela nei confronti... È un altro in arrivo. È un altro in arrivo, sì. Questo lockdown ci ha... abbiamo lavorato. Molto utile, specialmente in questo periodo che i contagi sono in aumento, credo che sia un programma molto utile da fare. 7 le postazioni aperte, ognuna delle quali con un medico e un infermiere. Eseguito il test antigenico, il risultato si conosce in pochi minuti, come spiega Sergio, medico volontario. Abbiamo visto che questi test antigenici sono diversi. Uno ha una lineetta e due lineette. Che cosa significa questo? Questo con una sola lineetta è un test negativo. Questo con due lineette è un test positivo. Che avete anche ripetuto. La quale abbiamo fatto un controtest che è ugualmente positivo. A questo punto noi lo segnaliamo sulla scheda personale e lo contattiamo tramite il servizio della Protezione Civile, verrà chiamato immediatamente per dire torna, dobbiamo fare un test, in questo caso molecolare. Un'ultima cosa, non abbiamo le immagini, però vi siete naturalmente cambiati per poter proseguire nel vostro lavoro. Certo, ho cambiato da capo a piedi completamente, disinfettato tutto e si riparte da nuovo fino alla prossima eventuale positività. Al palafiere è stata allestita anche una postazione riservata ai sordi, come spiega l'assessore comunale Nicoletta D'Inisio. Insieme alla Protezione Civile Valtrigno abbiamo insieme fatto questo nuovo percorso per dare modo a tutte queste persone di poter effettuare il tampone con una semplice prenotazione, perché loro possono avere delle difficoltà anche per avere accesso con la prenotazione. Longo Fabrizia. Lingua dei segni, qui c'è chi può aiutare proprio queste persone e c'è un percorso chiaramente un po' più privilegiato, nel senso che chi viene può subito fare lo screening. Sì, sicuramente hanno un canale preferenziale dove non è necessario la prenotazione, perché per loro è importante avere questo passaggio più fluido, in modo da poter svolgere tutti i controlli e tutti gli screening necessari in questo periodo.